bambini e vediamo assieme i tre errori più comuni che fanno i bambini nella corsa. E il primo errore che fanno i bambini, solitamente diversi bambini lo fanno, sta proprio nella partenza. Quando diciamo ai bambini di mettersi in partenza, no? Facciamo così, ai vostri posti, pronti, via, pac, e partono così. Quindi al posto di partire, di spingere subito con le gambe in avanti, indietreggiano e poi ripartono con la spinta. Questo errore non lo fanno solo i bambini, lo fanno anche alcuni adolescenti o anche alcuni adulti, e questo va assolutamente corretto, perché qui praticamente è chiaro che se al posto di partire in questo modo, spingendo subito col piede in avanti, indietreggiamo per poi rientrare, quindi perdiamo due volte terreno, perché una volta andiamo indietro di praticamente un metro, poi dobbiamo ritornare indietro avanti, dobbiamo ritornare avanti di un metro, quindi perdiamo un metro indietro, un metro avanti, perdiamo due metri, quindi vedi i bambini che praticamente rimangono subito indietro di un paio di metri alla partenza. Quello che ti consiglio, se hai bambini, se hai delle squadre di calcio, se in atletica, se che sia tuo figlio o qualcuno che vuoi insomma insegnargli a correre, quello che deve capire, no? Quello che devi dirgli è di concentrarsi su questo piede, che il peso del corpo deve essere sul piede che sta in avanti, e la gamba dietro deve spostarsi subito in avanti. Solitamente quando i bambini imparano molto in fretta, solitamente basta che glielo dici una volta, forse con i bambini devi dirglielo 2, 3, 4, 5 volte, poi alla fine capiscono. E questo poi, sono abbastanza, i bambini sono è fantastico, i bambini mi dà un sacco di gioia, poi quando riescono a migliorarsi e a vedere che poi al posto di stare dietro due metri sono assieme agli altri, magari stanno avanti agli altri, si riempiono di gioia, e praticamente riempiono di gioia anche me e anche te, se vedrai, se aiuti qualche bambino. E quindi digli, concentrati sul piede in avanti, il peso sta sul piede in avanti, la gamba dietro va subito in avanti, no? Quindi gli fai vedere questo gesto 1, 2, 3, pa! Glielo fai fare assieme a te qualche volta, 2, 3, 4, 5 volte, e per il sano principio della ripetizione vedrai che alla fine imparerai. Un secondo errore che fanno i bambini è proprio nelle braccia, no? Le braccia solitamente è abbastanza raro vedere bambini che usano bene le braccia, e solitamente corrono con le braccia tese così, no? Oppure tutto con le spingono i gomiti al lato, ed è chiaro che poi andiamo a compromettere poi tutta la corsa. Quindi anche qui quello che ti consiglio è di prendere il bambino, lo metti davanti a te e gli cominci a far vedere come si devono muovere le braccia. Quindi gli dici che i gomiti devono stare attaccati al corpo, le mani di tenerle aperte e di tenere sempre questo grado, questa angolazione di 90 gradi. E glielo fai vedere, mi raccomando, faglielo vedere, è importante. Cioè, i bambini imparano molto di più vedendo quello che fai, piuttosto che capire quello che gli dici, che comunque è importante, cioè sicuramente quello che gli dici. Tramite le osservazioni i bambini imparano ancora di più, quindi è importante che gli fai vedere il gesto che devono correttamente, che sia ben svolto correttamente, il gesto che appunto devono imparare. Quindi glielo fai vedere e gli fai fare anche questi movimenti qui davanti a te. Se glielo fai un po' di volte, in un giorno vedrai che i miglioramenti sono subito enormi, e nel giro di 1, 2, 3 o 4 volte massimo, poi vedrai che muove bene le braccia, e i bambini, come detto, imparano molto velocemente. Un terzo errore che fanno i bambini solitamente è proprio nella testa, no? Spesso, insomma, diversi bambini corrono, no? E tengono la testa tutta indietro così, no? Così guardano lassù. E anche qui è chiaro che dobbiamo dirgli di abbassare la testa e tenerla. Quello che gli dico sempre è: quando tu stai in piedi, come tieni la testa? Quando cammini, come tieni la testa? Così. Quando corri, la testa devi tenerla esattamente come sei adesso. E cominci a dirgli: tieni così la testa, e da camminare cominci a farlo correre, no? E gli dici: la testa la tieni così. Più è chiaro che cominci a fare un po' di corsettina tenendo la testa dritta. Poi
pian piano gli dici di correre sempre un pochino più veloce e vedrai che impara, solitamente i bambini imparano velocissimamente, quindi a volte basta che lo dici e gli fai vedere una volta, eh? E comunque hanno miglioramenti enormi praticamente da subito. Quindi quando hai aggiustato questi tre errori, che certo qualcuno ne fa solo uno o due, alcuni ne fanno tutti e tre, alcuni non ne fa nessuno, però sono casi veramente abbastanza rari, e poi vedrai che chiaramente migliora tantissimo quella che è la loro tecnica di corsa, si sentono meglio, sono più veloci e chiaramente poi sono ancora più motivati ad andare avanti e a correre, anche perché vedono magari che prima si erano un attimo dietro, poi magari sono assieme agli altri, sono addirittura davanti, è chiaro che poi quando i bambini cominciano a imparare, per loro è un successo enorme, no? E quindi è chiaro che la motivazione va su e sono assolutamente felici, e questo poi rende felice anche l'allenatore, come nel mio caso, quando vedo i bambini che migliorano e sono felici, io sono praticamente l'uomo più felice del mondo. Io con questo ho finito, spero di averti dato qualche consiglio e spero che i bambini che segui, tuo figlio, tuoi amici, figli dei tuoi amici, insomma, possono migliorare quella che è la corsa e poi magari diventare, chissà, un giorno poi dei grandi atleti o comunque dei grandi sportivi, calciatori e chi sia. Con questo ti saluto, ti ringrazio per l'attenzione, ti invito a iscriverti al mio canale e ti abbraccio, ci vediamo al prossimo video, ciao!